Riflettori puntati, gentili telespettatori, sul velista dell'anno. Si è disputato, ricordiamo, come ogni anno a Roma. Si trattava della 22esima edizione, una data storica per questo importante premio che è stato assegnato per quanto riguarda la vela. Il velista dell'anno è stato assegnato appunto a Giulia Conti e Francesca Klapcic. Le donne e lo sport, qualcosa che va oltre il risultato agonistico, credo. Sì, insomma, è una conquista che è stata probabilmente antesignana rispetto a tanti altri settori della società. Nel nostro paese hanno dimostrato di essere non solo bravi quanto i maschietti, ma anche di superarli, personaggi simbolo. Direi che il mondo che rappresento, il movimento olimpico, oggi è stato clamorosamente all'altezza di quelle che sono le giuste richieste di equiparare i diritti, perché i numeri sono gli stessi, anzi sono delle alcune competizioni che sono solo per donne, ad esempio pensate alla ginnastica artistica o al nuoto sincronizzato, per cui insomma fa riflettere, ma è giusto così, è bello così, per cui vivo lo sport in assoluto, vivo lo sport delle donne ed è giusto che il movimento olimpico le valorizzi al massimo. Ultima cosa sulle donne e la vela, noi siamo in un contesto che premia la vela e le donne brillano a priori perché a partire da Alessandra Sensini hanno lanciato qualcosa che rimane e rimarrà. Alessandra, anche se è una specialità particolare, ha sdoganato il movimento a livello internazionale, la proveremo a candidare come membro del C1 di Atleti perché è un personaggio simbolo di tutto questo sport. Questo è stato l'anno indubbiamente di Giulia e Francesca, però anche di una Flavia che sta crescendo, di tante altre ragazze. Complimenti alla federazione e al lavoro che sta facendo. Atlete di punta per le Olimpiadi di Rio 2016. Ricordiamo che al velista dell'anno il premio per l'armatore è stato vinto invece da Roberto Tommasini Greenover. Poi barca dell'anno invece Fan Terrible, un'altra imbarcazione che nella classe TP52 si è dimostrata molto molto competitiva. Riflettori puntati sulla vela a 360 gradi. Guido Armelli. Velista dell'anno, un'occasione abbastanza unica, importante per ritrovarsi, ma soprattutto per rilanciare, per lanciare qualcosa di importante per lo sport a 360 gradi, ma anche per la vela. Si è parlato poco fa di Cagliari. Sì, io credo che per la vela la scelta che la federazione ha fatto di Cagliari sia una straordinaria opportunità, perché parliamo del bacino migliore in Europa, quindi tra adesso il 24 possibilità di allenamenti, di gare, di manifestazioni, una Sardegna molto molto pronta, entusiasta direi, e questa è una città veramente determinata a fare il meglio. Tra l'altro, oltre a livello di onda, al vento che è fondamentale, che ci porta già in una posizione migliore rispetto a Marsiglia, ci sono delle attrezzature che ci permetteranno, come anche a Roma, di fare delle Olimpiadi veramente low cost. Quindi tutti insieme bene, sono contento per la vela e sono contento per questa immersione in questo mondo dopo tanti anni d'azzurra.